Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, secondo video di oggi, gara 2. 5 giri difficile e andiamo a vincere anche questa gara 2 con Reiterberger. Reiterberger prova a fare un sorpasso all'esterno e ci riesce. E di nuovo prima. Cade, prima caduta di tutto il weekend e vabbè, mi tocca fare il rimontone. Ma poi è strano come caduta. Questa forse ci può anche stare. Un'altra. Questo non penso. Testa bassa, si va a riprendere il primo. Tanto la gara è lunga, 5 giri anziché 3. Gran sorpasso su Cameron alla curva 2. Ecco il nostro compagno di squadra Torres.
sorpassato. Adesso c'è davanti solo Davide Giuliano. Quando passa l'ultima curva, Ritterberger di nuovo primo dopo il rimonto. Però attenzione, perché è sempre una bucata, c'è sempre un gran motore sul primo che non riesce a passare. Vince. Questa gara 2 è stata più combattuta rispetto a gara 1 e anche molto bella, perché Ritterberger è caduto, ha fatto la rimonta ed è andato a vincere di nuovo. Detto questo, i risultati di gara: Ritterberger primo, Ria secondo, Davide Giuliano terzo, Davis quarto, Torres quinto, Camier sesto, De Angelis settimo, Van der Mark ottavo, Aiden nono, Ghintoli decimo, Sykes undicesimo, Tot dodicesimo, tredicesimo Brooks, quattordicesimo Savadori, quindicesimo Schmitter, sedicesimo Sebastien, diciassettesimo Ramos, diciottesimo Barrier, diciannovesimo Foré, ventesimo Menghi, ventunesimo Abram, che dopo un gran risultato in gara 1 si perde un po', poi ventiduesimo Lowe's come suo numero di gara, ventitresimo Hook e ventiquattresimo ultima posizione per Al Sulaiti. Giro record, il giro veloce di gara di Ritterberger. In campionato ben 25 punti in più di Tom Sykes. Ritterberger 50, Sykes 25, la metà esatta. Poi Davide Giuliano, Vandermark, Torres, Ria che è a 30 punti, ma perché è arrivato ventesimo, cioè non è arrivato, è arrivato secondo in questa gara 2 e ha totalizzato 20 punti, mentre in gara 1 è arrivato fuori dei punti. Però Ria è già dalle prossime gare, è lì già in top 3 in classifica del campionato. E sono 4 i piloti che sono ancora fuori, cioè sono ancora a 0 punti. Bene, il video finisce qui, noi ci vediamo ad un prossimo video, mi raccomando, solite raccomandazioni, un'iscrizione per supportare il canale con
campanellina per non perdere le notifiche, un bel mi piace, un bel commento, una condivisione a chi volete e ci vediamo ad un prossimo video.